Ha 43 anni compiuti, William Stoner apprese ciò che altri, ben più giovani di lui, avevano imparato prima, che la persona che amiamo da subito non è quella che amiamo per davvero e che l'amore non è una fine, ma un processo attraverso il quale una persona tenta di conoscerne un'altra. Erano entrambi molto timidi. E si conobbero lentamente con cautela. Si avvicinavano e poi si allontanavano. Si toccavano e si ritraevano immediatamente, per paura di imporsi l'uno all'altra più di quanto non fosse desiderato. Giorno dopo giorno, ogni riserva tra di loro si sciolse, e alla fine, come ogni persona timida, si aprirono l'un nell'altra senza più difese, fino a sentirsi perfettamente a loro agio. Quasi ogni pomeriggio, al termine delle lezioni, Stoner andava a casa di lei. Facevano l'amore, parlavano e poi facevano ancora l'amore, come dei bambini mai stanchi dello stesso gioco. Con la primavera i giorni si allungavano e loro aspettavano con emozione l'estate. Quando era giovanissimo, Stoner pensava che l'amore fosse uno stato assoluto dell'essere a cui un uomo, se fortunato, poteva avere il privilegio di accedere. Durante la maturità, l'aveva invece liquidato come il paradiso di una falsa religione, da contemplare con scettica ironia, soave e navigato disprezzo e vergognosa nostalgia. Arrivato alla mezza età, cominciava a capire che non era né un'illusione né uno stato di grazia. Lo vedeva come una parte del divenire umano, una condizione inventata e modificata momento per momento e giorno dopo giorno dalla volontà, dall'intelligenza e dal cuore. Le ore che prima trascorreva nel suo ufficio a fissare il paesaggio che scintillava e svaniva sotto il suo sguardo vuoto, adesso le trascorreva con Catherine. Ogni mattina presto andava nel suo ufficio e si sedeva inquieto alla scrivania per 10 o 15 minuti. Poi, incapace di trovare riposo, usciva dalla Jessie Hall e vagava per i campus fino alla biblioteca, dove restava a curiosare tra i libri per altri 10 o 15 minuti. E alla fine, come in un gioco con se stesso, poneva fine a quella sospensione che si era imposto, scivolava fuori da una porta laterale della biblioteca e si recava a casa di Catherine. Lei spesso lavorava fino a notte fonda e a volte, quando andava a trovarla di mattina, Stoner la scopriva appena sveglia, sensuale e ancora calda di sonno, nuda sotto la vestaglia blu che si era infilata in fretta per aprirgli la porta. In quelle mattine facevano l'amore ancora prima di aprire bocca, sdraiandosi sul lettino ancora sfatto da cui si era alzata. Il corpo di Catherine era lungo e delicato, soffice e selvaggio, e quando lo toccava imbarazzato, Stoner sentiva che la sua mano prendeva vita su quella carne. A volte lo guardava come un immenso tesoro, affidato alla sua custodia. Lasciava scorrere le sue dita tozze sulla pelle umida e appena rosea delle cosce e del ventre di lei e contemplava stupito la complessa e semplice delicatezza dei suoi piccoli seni sodi. Si accorse che prima di allora non aveva mai conosciuto il corpo di un altro e capì anche che era per quel motivo che in qualche modo aveva sempre separato l'io delle persone dal corpo che le conteneva. E infine realizzò, con piena consapevolezza, che non aveva mai conosciuto nessuno con tanta intimità e fiducia, con il calore umano di chi si dona completamente a un altro. Come tutti gli amanti, parlavano molto di sé, perché così facendo gli sembrava di comprendere anche il mondo che li aveva creati. «Dio mio, quanto ti desideravo», disse una volta Catherine. «Ti vedevo lì, davanti all'aula, così grande, maldestro e adorabile, e ti desideravo in modo quasi selvaggio. Non te ne sei mai accorto, vero?» «No», rispose William, «ti
Ti credevo una ragazza per bene. Lei rise divertita. Per bene, come no? Poi si calmò un poco e sorrise al ricordo. Anch'io credevo di esserlo, immagino. È facile considerarsi per bene quando non si ha alcun motivo per non esserlo. Bisogna innamorarsi per capire un po' come si è fatti. A volte con te mi sembra di essere la più grande puttana del mondo, una puttana ingorda e fedele. Ti sembra un pensiero per bene? No, disse William sorridendo e si protese verso di lei. Vieni qui. Aveva avuto un solo innamorato, gli disse. Si erano conosciuti durante l'ultimo anno del college ed era finita male, con lacrime, accuse e tradimenti. Quasi tutte le storie finiscono male, disse lei, e per un momento si incupirono entrambi. Sapere che c'era stato un altro prima di lui lo lasciò stupito e se ne turbò. Si accorse che aveva cominciato a pensare a se stesso e a Catherine come se non fossero mai esistiti prima di incontrarsi. Era un ragazzo così timido, continuò lei. Immagino che sotto certi aspetti ti somigliasse un po'. Solo che lui era amaro e spaventato e non ho mai capito perché. Mi aspettava sempre in fondo al viale dell'ostello, sotto un grande albero, perché era troppo schivo per mostrarsi in mezzo a tanta gente. Camminavamo per miglia e miglia in aperta campagna, dove era sicuro che non poteva vederci nessuno. Ma non eravamo mai davvero insieme, neanche quando facevamo l'amore. Toner riusciva quasi a scorgere quella figura immersa nell'ombra, un'immagine senza un viso né un nome. Il suo turbamento si mutò in tristezza e sentì una gran compassione per quel ragazzo sconosciuto che per colpa dell'oscura e perduta amarezza aveva allontanato da sé quello che adesso era diventato suo. Certe volte, nel torpore assonnato che seguiva l'amore, restava immerso in un flusso lento e delicato di pensieri e sensazioni e in quel flusso non capiva bene se parlasse ad alta voce o semplicemente riconoscesse le parole in cui si traducevano le sensazioni e il pensiero. Sognava la perfezione, sognava mondi in cui lui e Catherine avrebbero potuto stare insieme per sempre, e quasi si convinceva che quei sogni potessero diventare realtà. Come sarebbe, diceva, come sarebbe se, e continuava cercando inutilmente di immaginare uno scenario più attraente di quello in cui si trovavano. In fondo sapevano entrambi che le alternative che vagheggiavano e costruivano non erano che un modo per amare e celebrare la vita che già vivevano insieme. La vita che vivevano insieme era quella che nessuno dei due aveva mai immaginato. Passavano dalla passione alla lussuria, fino a una profonda sensualità che si rinnovava di momento in momento. Lussuria è conoscenza, disse una volta Catherine. È il massimo che si può avere, giusto? E a Stoner sembrava proprio che fosse vero e che questa fosse una delle cose che aveva imparato. Perché la loro vita insieme quell'estate non si limitò a fare l'amore e a parlare, impararono a stare insieme anche in silenzio e presero l'abitudine di riposare. Stoner lasciava spesso dei libri nell'appartamento di Catherine e alla fine dovettero aggiungere uno scaffale, tutto per lui. Nei giorni che trascorrevano insieme, Stoner poco a poco riprese quegli studi che in fondo non aveva mai abbandonato e Catherine continuò a lavorare al testo che sarebbe diventato la sua tesi. Lei sedeva per ore e ore allo scrittoio, appoggiato contro il muro, intensamente concentrata, con la testa china sui libri e sugli appunti e il collo pallido e affusolato che si stagliava curvo fuori dalla solita veste color blu scuro. Stoner invece sprofondava nella poltroncina o si sdraiava a letto, altrettanto concentrato. A volte alzavano gli occhi dai loro libri e sorridevano e tornavano a leggere. Altre invece era solo Stoner che sollevava lo sguardo e indugiava sulle curve aggraziate della schiena di Catherine e sul suo collo affusolato, su cui ricadeva sempre un ricciolo di capelli. Poi, lentamente, veniva colto da un desiderio calmo e rilassato, e allora si alzava, si fermava dietro di lei e le posava delicatamente le braccia sulle spalle. Catherine drizzava la schiena e abbandonava la testa sul suo petto, mentre lui avanzava,
con le mani nella veste aperta, toccandole dolcemente i seni. Facevano l'amore, restavano sdraiati per un po' e tornavano a studiare, come se l'amore e lo studio fossero un unico processo. Era una delle eccezioni alla cosiddetta opinione condivisa, che impararono a conoscere durante quell'estate. Entrambi erano stati educati nel rispetto di una tradizione secondo cui, in un modo o nell'altro, la vita della mente e la vita dei sensi sono separate, anzi addirittura nemiche. Avevano sempre creduto, senza mai porsi veramente il problema, che quando due persone si scelgono, ce n'è sempre una che subisce. Mai avevano immaginato che potessero arricchirsi l'un l'altra, e poiché l'esperienza della verità era arrivata prima della teoria, si convinsero che fosse una scoperta tutta loro. Cominciarono a stilare una lista di queste eccezioni all'opinione data e a custodirle come un tesoro. Li aiutava a isolarsi dal mondo, che gliele avrebbe poste tali opinioni, e li avvicinava ancora di più, quasi commuovendoli. Ma c'era anche un'eccezione che Stoner aveva colto e di cui non parlava con Catherine, un'eccezione che riguardava il suo rapporto con sua moglie e con sua figlia. Tale rapporto, secondo l'opinione condivisa, avrebbe dovuto peggiorare costantemente con il procedere di quella che l'opinione condivisa avrebbe definito una relazione extraconiugale. Invece non era così, al contrario. Sembrava costantemente migliorare. Le sue assenze, sempre più prolungate da quella che doveva ancora chiamare casa, sembravano avvicinarlo ad Edith e a Grace come non avveniva da anni. Cominciò a nutrire per sua moglie un amichevole riguardo che era assai vicino all'affetto e di tanto in tanto riuscivano perfino a parlare del più e del meno. Durante quell'estate Edith pulì addirittura i vetri della veranda, sistemò i danni causati dal maltempo e aggiunse un divano letto alla stanza, in modo che Stoner non fosse più costretto a dormire in soggiorno.